partigiani del Tesino. Il comandante Fiume era leggenda, tenente alpino sceso da Berlino. Tornato dalla Russia disertato, e con i partigiani ha combattuto, ma i nazi un giorno l'hanno catturato. E come un cane l'hanno fucilato. Per il momento siamo solo in tremenda, facciamo azioni rapide a sorpresa. Dalle montagne noi scendiamo a valle, con i nazisti aspra la contesa. Vogliamo liberare la nostra terra dallo straniero che ci fa la guerra contro le truppe nere dei nazisti, assassini, compari dei fascisti. Ecco, nel mio girovagare alla ricerca degli ultimi partigiani che c'erano ancora 15 anni fa, sono venuto a sapere che qualcuno aveva dei reperti che in quei tempi trascorsi sia a Costa Brunella che altrove. Il medico del Gerlenda, Matthews, mi ha messo a disposizione il plastico di Costa Brunella, dove si vede l'arrivo della la diga, la casa del custode, la zona dove hanno sepolto, di dove c'è la crocetta, dove hanno sepolto Fumo, e inoltre il Matthew, sempre il dell'Antonio, dottor dell'Antonio, che era medico del Gerlenda come studente di medicina, ma fatto vedere anche le d'alberi e il prosacco di veglia che aveva quella sera quando l'hanno arrestata nella località Zuna. La moglie di Balasco mi ha tirato fuori un giorno dal cassetto il fazzoletto rosso di suo marito, Guerino Gaio, con su Gerlenda. Inoltre, sempre il dottor dell'Antonio, Matthews, mi ha messo a disposizione il tagliere della polenta con sui nomi dei partigiani, dopo di dietro sono stati aggiunti tutti i caduti morti localmente e quelli morti anche a Mauthausen nei campi di concentramento. Lì a fianco c'è la copia autentica, autenticata da Pari De Brunetti, della mappa militare che ha consegnato a Fumo quando sono partiti da Pietena per Costa Brunella. Un giorno a Lamon, parlando con Boldo Giulio, era lì, stava maneggiando un binocolo ma con molta cura. E le ho detto: ma cos'è sto binocolo? Ah, dice, l'ho avuto, dice, da un comandante partigiano e veniva da Trento, era un medico che veniva da Trento e si chiamava Montagna. Io sono rimasto un po' perplesso. Sto partigiano si trovava a Malcanzoi, fra Belluno e Feltre, e era con un gruppo di altri partigiani di altre compagnie. A un dato punto c'era ad accompagnare tre inglesi nella zona di Predazzo. Nessuno voleva accompagnarli perché non conoscevano i luoghi e era pericoloso perché era pieno di tedeschi i posti che doveva attraversare. Uno dei presenti gli ha detto: guarda che l'unico che può fare questo lavoro è proprio Boldo Giulio, perché conosce benissimo i posti da attraversare perché è del luogo. Ma dice: io non me la sento. A un dato punto, dice, sto Montagna mi ha detto: guarda, se li porti a Predazzo ti regalo il mio binocolo. Montagna le ha regalato il suo binocolo purché vada a Predazzo a accompagnare questi tre inglesi. Lui attraverso
Passo Finestra, Cauriol e via di seguito, è arrivato a Predazzo, l'ha lasciati nel posto stabilito. Al ritorno non ha trovato né la sua compagnia né il Montagna che gli aveva dato il binocolo, per cui il binocolo è rimasto a lui e così è qui nella vetrina esposto. Appena il partigiano mi ha nominato Montagna, io senza volerlo influenzare ho taciuto, sono tornato a casa, gli ho portato una fotografia con il Mario Pasi e lui l'ha subito riconosciuto. Mario Pasi era un medico che lavorava all'ospedale civile di Trento nel reparto chirurgia e veniva dalla zona di Ravenna. Aveva iniziato col fare la resistenza, iniziare elementi di resistenza in Trentino, però visto che attecchiva poco in Trentino qualunque possibilità di resistenza abbastanza consolidata, e ancora nel febbraio-marzo del 1944 lui è partito per la zona di Belluno, dove è diventato un capo partigiano e è diventato il medico della Brigata Gramsci. Nel novembre del 1944 è stato arrestato e imprigionato, torturato lungamente tutto l'inverno, praticamente le avevano traforato anche le ginocchia coi ferri roventi, ormai aveva anche la cancrena, aveva chiesto che gli mandassero del veleno per farla finita. Mario Pasi con altri 9 partigiani il 10 marzo del 1945 fu portato sul colle del Bosco delle Castagne a Belluno e impiccato. Combattiamo per la libertà. Questo è un reperto che viene dalla Villa Triste di Roncegno, Villa De Giovanni. Questo era il nervo di bue che serviva per colpire specialmente le piante dei piedi dei partigiani, venivano ridotti a un ammasso di sangue che gli impediva praticamente di camminare, doveva camminare in ginocchio, probabilmente quelli erano quelli che poi erano destinati a essere ammazzati lì sul posto e sepolti di nascosto. E Villa Triste a Roncegno, Villa De Giovanni, era la sede della Gestapo, dell'SS, gli uffici praticamente inizialmente gli uffici di Egenbart erano a Villa De Giovanni, poi li ha trasportati a Strigno. Egenbart era un capitano delle SS che aveva avuto già una mano monca, la mano destra in Russia. In Russia si era vantato di aver ammazzato 200 bambini e era veramente una personalità, un criminale. Aveva da Roncegno comandava tutta la lotta antipartigiana nella zona della Bassa Valsugana, del Tesino, canale di Brenta e l'altipiano di Asiago in parte. Infatti Feltre ha fatto una riunione insieme al generale Brunner per preparare il rastrellamento del Grappa, e al rastrellamento del Grappa ha mandato anche 2 compagnie del CST che venivano da Roncegno. Il Corpo di Sicurezza Trentino è nato nel febbraio del 1944 per opera del commissario prefetto Adolfo De Bertolini, un collaborazionista dei tedeschi, che voleva trattenere qui sul territorio più gente occupata che non andassero poi sulle montagne a fare la guerriglia contro i tedeschi. Questo Corpo di Sicurezza però aveva il compito di salvaguardare l'ordine pubblico in provincia di Trento come statuto. Vediamo che saranno poi traditi perché verranno mandati sia nella provincia di Brescia, sia sull'altipiano di Asiago, sia nella zona di Belluno a fare la lotta antipartigiana. Per cui molti si sentirono traditi e cominciano a ripensare a questa funzione alla quale erano stati sottoposti.
E infatti ci furono molte diserzioni, molti che partirono e si aggregarono ai partigiani, addirittura quelli che rimanevano dentro tante volte avvisavano i partigiani: guarda che il tal giorno probabilmente ci sarà un rastrellamento. Altri erano molto convinti di rimanere, basti dire che due, uno di Casteltesino e uno di Marter, sono stati addirittura incorporati nelle SS italiane, facevano un giuramento particolare a Hitler, potevano già andare vestiti da civili, vestiti con la divisa del Corpo di Sicurezza Trentina, ma con la divisa anche delle SS. Naturalmente i nazisti erano in allarme per la presenza dei partigiani nel Tesino, perché poi, essendo sguarnita tutta l'altra zona del Trentino, si sono potuti concentrare anche in 400-500 tutti sulle montagne del Tesino, anche perché hanno sempre sopravvalutato la presenza dei partigiani, bastava che facessero tre azioni in una notte, in 4-5 da una parte, 4-5 dall'altra, sembrava che le montagne fossero piene di partigiani, per cui hanno usato nei rastrellamenti, oltre alla famigerata localmente 12ª compagnia del Corpo di Sicurezza Trentino, anche i oltre 200 mongoli, erano detti, cosacchi, che erano di stanza qui a Strigno in funzione di lotta antipartigiana. L'8 ottobre del 44 hanno stretto d'assedio Casteltesino per eliminare ogni possibilità di collegamento della popolazione col movimento partigiano. Hanno catturato Veglia con Gastone Velo Nazari, che era il vicecomandante del Garlanda, era anche il suo, diciamo, somoroso della Veglia. Hanno catturato questa Veglia con Gastone Velo. Veglia era Clorinda Menguzzato, sorella di Rodolfo Menguzzato, un partigiano del Garlanda che aveva il nome di Menefrego. È da ricordare che c'erano ben 6 coppie di fratelli che combatterono nel battaglione Garlanda. Anche Ora aveva il fratello Celestino Marighetto, era anche lui, sarà poi addirittura il comandante del battaglione Garlanda. I due fratelli Mascarello, di quali nessuno mai più si ricorda, che sono stati ammazzati in zona al confine giù di Casteltesino con Belluno, perché non volevano rivelare il nascondiglio di un partigiano, sono stati massacrati davanti alla loro casa. Nel giro di 3 giorni sono stati fucilati 4 persone, tra i quali Gastone Velo, su un piazza Molizza, il padre di Ora, Giacomo Marighetto, e altri 2 civili che non c'entravano per niente con la resistenza. Anche Giacomo Marighetto, il padre di Ora, lui era solo il padre di 2 partigiani, ma facevano strage e massacri dappertutto nelle famiglie dove c'era qualcuno che era nei partigiani. E Veglia, dopo 3 giorni di torture, fu portata al confine, cioè in territorio di Pieve, verso nella zona di Villa d'Aziaro, e uccisa e buttata giù per una rampa. Adesso recentemente è stato fatto un bel monumento alla sua memoria. Il battaglione Garlanda, dopo questi fatti, dopo che hanno cominciato a tirare un po' le fila per prepararsi a una risposta ancora più drammatica da parte dei tedeschi. Infatti si aspettavano, dopo l'assalto che hanno fatto alla caserma della gendarmeria di Casteltesino, con la cattura dei 55 fra tedeschi e Corpo di Sicurezza Trentino, si aspettavano una risposta immediata. Infatti c'è stata il 15 settembre del 1944,
ben 400-500 sono saliti verso Costa Brunella e praticamente il battaglione fu annientato. Gli unici che non potevano assolutamente andare nelle loro case, o perché erano stati bruciati, o perché erano troppo ricercati e conosciuti dall'elemento nazista, gli ultimi sono rifugiati il 1 di novembre del 1944 al Passo del Brocon, all'albergo Pisto degli Uccelli, che era stato bruciato perché il gerente aveva aiutato dei partigiani. Si trovarono con Celestino Marighetto, Boldo Giulio e altri cinque partigiani per decidere dove passare l'inverno. Decisero di passare l'inverno praticamente sul suggerimento di Ulrico Giulio Boldo, Tom, di passarlo in Valcaura, dove sapeva che c'era una baita. Lì hanno passato praticamente tutto l'inverno. Quando è stato verso metà febbraio, hanno deciso di spostarsi verso la zona di Lamon, un po' più esposta al sole. Sono arruinati però a Malga Valarica, di sotto, nella zona vicino al Passo del Brocon, per potersi riunire tutti assieme. Però proprio quel giorno, senza saperlo, erano osservati dai tedeschi da Malga Valarica di sopra. Hanno visto degli sci appoggiati alla malga, delle impronte, e naturalmente c'è stato l'assalto praticamente a questo gruppo di partigiani. Per appena Giulio Boldo, col binocolo che aveva avuto da Mario Pasi, ha visto molti più abeti su nella zona che scendeva da Malga Valarica di sopra verso la Malga Valarica di sotto, e ha visto che si muovevano, ha preso il binocolo, ha guardato, erano i tedeschi, ha dato l'allarme, c'è stato un fuggi-fuggi, quelli a piedi da una parte, quelli senza sci, e in quel momento ora era senza di sci, perché stava cambiando gli sci con quelli del fratello, e non perché il fratello era ferito a un piede. Praticamente lei fugge con un altro partigiano, e fanno sentiti inseguiti dai tedeschi, fanno un balzo oltre la neve, si arrampicano su un abete ciascuno. L'ultimo però della fila dei tedeschi è un trentino, questa pattuglia del CST comandata da Egenbart. Guardate che in quel momento i trentini del CST erano 13, due soli erano i tedeschi, il comandante e il vice comandante. Alla fine l'ultimo della fila ha visto su, e ora col suo maglione rosso, l'ha circondato l'abete, l'hanno fatta scendere e l'hanno ammazzata praticamente. Nei vari reperti su nella vetrina dove c'è l'esposizione di tutto quello che ho raccolto del Gerlinde, c'è anche l'immaginetta di 70 anni fa di Donna Ciso Sordo, dei due fratelli ballerini, fra l'altro morti a Mauthausen, tutti. Don Fiore Menguzzo era di una famiglia originaria di Casteltesino. A Sant'Anna di Stazzema, durante il massacro, è stato colpito anche lui dai nazisti in canonica, e fu uccisa anche una sua nipotina insieme a tanti altri.
Innanzitutto voglio ringraziare il professor Giuseppe Sittoni per aver donato alla Biblioteca di Castello Tesino il materiale che vedete in questa biblioteca, che in questa vetrinetta, che vuol sicuramente ricordare i morti del Battaglione Gerlenda, in particolare le due medaglie d'oro, Oro e Veglia, che in questo territorio hanno perso la vita per la libertà. Oro e Veglia devono essere ricordate dalla popolazione di Castello Tesino, non fosse altro per il fatto che sono due donne medaglia d'oro, e in Italia medaglia d'oro donne sono veramente poche, si contano sulle dita di una mano. Questa iniziativa è nata su proposta del professor Sittoni, che era in possesso di un certo numero di reperti molto interessanti appartenuti ai componenti del Battaglione Gerlenda, e ha ritenuto che fosse importante che venissero esposti a Castello Tesino, dove il Battaglione Gerlenda ha operato in maniera più significativa. Il sindaco ha accolto certamente questa sua proposta, e pertanto io, come bibliotecario, mi sono adoperato affinché potesse venire realizzata. Ecco, ricordo che sabato 11 ottobre ad ore 17 ci sarà l'inaugurazione di questa vetrina qui in biblioteca, alla presenza del presidente dell'ANP del Trentino, Sandro Schmidt, alla presenza del professor Giuseppe Sittoni, mia, Graziella Menato e altri rappresentanti del comune. All'inaugurazione sarà presente anche il partigiano Corrado Pontalti, detto Prua, partigiano anche lui del Gerlenda. Dopo l'8 settembre del 1943, Trento, Belluno e Bolzano sono state dichiarate province del Terzo Reich, quindi noi eravamo cittadini tedeschi, con l'applicazione del diritto sia di guerra che di pace della giustizia tedesca. A Bolzano è stato istituito il Tribunale Speciale per comminare delle pene, anche le pene di morte, impiccagioni, a quelli che non si sottoponevano, diciamo, ai sudditi infedeli. Naturalmente, in Trentino particolarmente, dal momento che eravamo sudditi della vecchia Austria, su Tirolo, all'inizio hanno accolto queste truppe come se fossero quei liberatori che avrebbero rifondato l'antico Tirolo. Non si accorsero, o si accorsero un po' tardi, che avevano la svastica sul braccio. E ci sono stati dei cittadini che non hanno accettato, che hanno collaborato, ci sono stati dei cittadini, molti, che si sono opposti. Naturalmente chi si opponeva doveva farlo di nascosto, sulle montagne, e correndo parecchi rischi, perché se venivano a sapere che uno si era dato alla macchia a fare il partigiano, venivano fatte rappresaglie tremende sulla famiglia, sulla casa, sui beni, eccetera. In Trentino c'era da controllare, fra l'altro, importantissimo, il passo del Brennero, la ferrovia del Brennero, e qui in Valsugana, la ferrovia della Valsugana e la strada 47 della Valsugana stessa, che trasportava migliaia e migliaia di detenuti nei campi di concentramento in Via Resia, e migliaia dei nostri soldati, che sono stati 650.000 in tutta Italia, in tutto il nord Italia, raccolti e portati nei campi di concentramento tedeschi. Dopo il primo insorgere del primo nucleo di resistenza nel Trentino, che è stato in Val Cadino,
per opera della brigata Cesare Battisti a Malga Caserate, dopo il passo del Mangen, stroncata ancora nell'aprile-maggio del 1944, nel passo Sarca era sorta un altro gruppo di resistenza, che però è stata stroncata subito, immediatamente, ancora prima che facessero qualsiasi azione di guerriglia. Probabilmente nel Trentino pretendevano più, ancora più ossequienza, più obbedienza, più sudditanza che non negli altri centri come nel Bellunese, come in Alto Adige, probabilmente ancora peggio fra l'altro. Intanto anche nel Tesino c'erano già reduci della Russia, reduci dalle guerre naziste, che non volevano più tornare a servire il Terzo Reich nelle sue varie guerre, nei suoi vari spostamenti, nei suoi vari servizi. Allora un gruppo di tre persone di Castel Tesino, Celestino Marighetto, Alberto Ognibeni e fattore, uno dei fratelli fattore dell'albergo Italia qui a Castello, sono recati sulle vette Feltrine per chiedere che venga fatto un distaccamento di partigiani qui nel Tesino, per raccogliere tutti gli sbandati, tutti i renitenti alla leva, tutti quelli che volevano fare i disertori dall'esercito del Terzo Reich. Pari De Brunetti, che era il comandante sulle vette Feltrine dei ben 1000 partigiani già riuniti e ben abbastanza addestrati, accolse ben volentieri l'invito, anche perché erano in troppi lassù e c'era il problema anche dell'approvvigionamento degli alimenti, dell'armamento, eccetera, eccetera. Poi, siccome il Trentino ormai era scoperto e c'era da controllare particolarmente per quelli che sarebbero stati mandati qui la linea della Valsugana, accolse ben volentieri l'invito di questi alcuni partigiani e formò una compagnia che la intitolarono subito a un caduto, a uno dei primi caduti della resistenza di Feltrino, il Giorgio Gerlenda. A capo di questa compagnia fu messo Isidoro Giacomin, Dorino, Fumo per i partigiani, che addestrò la compagnia, e verso la fine di luglio del 1944 la compagnia era pronta per partire. Partirono in 29, dopo 4 tappe arrivarono a Costa Brunella, dove era già stata segnalata la sede dai residenti di qui per essere la sede di comando, per essere il caposaldo di questa compagnia, che poi è stata levata a titolo di battaglione dopo la azioni che hanno fatto a Piazza Molissa con la cattura di 55 fra tedeschi e elementi del corpo di sicurezza trentino. Siamo il battaglione Gerlenda, siamo i partigiani del Tesino. Comandante in piume era leggenda, tenente alpino sceso da Berlino, tornato dalla Russia disertato, e con i partigiani ha combattuto, ma i nazi un giorno l'hanno catturato, e come un cane l'hanno fucilato. Facciamo azioni rapide a sorpresa, dalle montagne noi scendiamo a valle, con i nazisti a sfrarla contesa. Vogliamo liberare la nostra terra dallo straniero che ci fa la guerra,
c'è.